Me la sono conquistata la signora, perché è brava. Per la pace tra i popoli. Ma la cosa, che cosa permette l'accoglienza? Quali sono gli strumenti per accogliere? Il primo punto è il dialogo. Dialogare significa parlarsi, non essere dirimpettai nella vita. Chi è dirimpettaio vuol dire che non dialoga. Chiaro? Invece, ecco, il dialogo significa parlarsi l'uno con l'altro. Ancora, avere la cultura dell'accoglienza. Cosa significa la cultura dell'accoglienza? Che le parole hanno una musica, hanno una musica. E qual è questa musica? Che dietro a una persona c'è una cultura, c'è una modalità di vivere, c'è una religione, c'è una fede. Bene, accogliere la cultura dell'accoglienza significa poi che si passa non solo dalla parola, ma a capire la musica che c'è dentro della parola. E la musica fanno le persone che vivono le proprie modalità, le proprie religioni, la propria cultura e così via. Questo per noi è importante, quello che dice il Papa Francesco, essere sempre aperta. Una chiesa in uscita che ha sempre le porte aperte è una chiesa che non ha paura dell'altro, è una chiesa invece che accoglie veramente l'altro. Infine, siamo nell'anno giubilare, l'anno dove si perdona tutto, dove Dio è così debole, così misericordioso, che realmente è pronto a perdonarci tutto. Bene, questa accoglienza deve essere un'accoglienza misericordiosa. E vorrei concludere con una frase di Giovanni XXIII, che dice: dopo il concilio, quando parlò alla fine del concilio, dice: la sposa Cristo in questo tempo vuole presentarsi come una sposa che accoglie la misericordia, perché in questo mondo ormai siamo come tutti malati, tutti sofferenti, tutti viviamo momenti difficili, ma siamo lo strumento della misericordia. Bene, anche questo ospedale da campo, che questo mondo è un ospedale dove si cura e dove possiamo uscire da certi inghippi e ritrovare vie di pace, di serenità e di concordia reciproca. Grazie allora di questo, di questa festa, per questa festa. Grazie a Sor Emanuele e a tutti quelli che hanno collaborato, perché tutti ci incontrassimo questa sera, perché incontrandoci noi abbiamo la possibilità di comprenderci, di capirci e di creare un mondo di pace e di solidarietà. Grazie anche al Comune che ha dato l'opportunità a noi, sia dei luoghi, sia anche la possibilità di vivere questo momento, e che voglio sperare che Lamezia sia una città veramente accogliente, perché questa è la sua vocazione. Noi siamo al centro della Calabria, tutti arrivano qui. Tutti, allora non possiamo stare con le porte chiuse, non possiamo stare, perché se stiamo con le porte chiuse rischiamo veramente di soffrire. Grazie Signore. Che è il segno del dono per gli ospiti illustri, per la comunità ucraina. Ecco, a lei il pane e il sale. Vostra ospitalità, grazie di tutto, grazie di tutto, veramente. Ecco qua, il pane e il sale al nostro vescovo. Bene, io ringrazio.